Benvenuti al mio nuovo mukbang. Il rumore che sentite in sottofondo è il forno, perché ho appena sfornato la mia mitica pizza con la zucca gialla e sopra ci ho fatto sciogliere una sottiletta di formaggio vegetale e non vedo l'ora di assaggiarla perché mi piace tantissimo. Il colore un po' strano della pasta è dovuto al fatto che ci ho aggiunto il superfood violaceo, però a me è venuto più tipo un grigietto. Comunque assaggio subito la mia pizza. Dunque, io oggi volevo fare questo mukbang un po' per esaltare la zucca gialla, che se non siete diciamo soliti mangiare e comprare, io ve la consiglio. Io adoro la zucca gialla perché ha un sapore un po' dolciastro. Se la si cuoce anche soprattutto in forno, io vabbè l'ho fatta in padella, però in forno diventa un po' tipo anche caramellata con un po' di aceto, cioè è buonissima. Io ci ho aggiunto proprio pochissimo sale perché mi piace proprio il sapore della zucca, è buona con un pochino di aceto, buona. Insomma, volevo fare questo mukbang. Questa pizza mi è venuta veramente bene perché è croccante e morbida, buona. Allora, volevo fare questo mukbang perché ho visto che ultimamente è tornato di nuovo in auge il discorso circa i guadagni delle youtuber, secondo molti eccessivi, e se YouTube si possa considerare un lavoro. Allora, ovviamente YouTube dal mio punto di vista è un lavoro, nel mio caso no, perché vedete il mio canale è piccolo, io ho il mio lavoro e quindi i video li faccio quando posso, però per chi fa solo questo a certi livelli è un lavoro, perché comunque sì, è vero, ti impegna energie, tempo, non hai tempo libero per poter fare tutto ciò che faresti se non lavorassi. Questo sì, è un lavoro, comunque c'è tutto quello che c'è dietro. Molto spesso, avendo le collaborazioni, devi comunque parlare, no, con queste aziende e tutto quanto, insomma è un lavoro, mail e cose varie, gestione dei contratti. Però secondo me la cosa che dà fastidio, tra virgolette insomma, e per cui comunque le youtuber sono molto spesso attaccate, è che c'è una sproporzione secondo me tra un lavoro normale, classico, e fare la youtuber. Non è la stessa cosa gestire il tuo lavoro da casa, quindi con tutte le tue comodità, con i tuoi tempi, puoi comunque fare come vuoi durante il corso della giornata, organizzarti come vuoi, e molto spesso sentono i youtuber che si lamentano per il fatto che il loro comunque è un lavoro, perché magari hanno passato la mattina a rispondere alle mail, a commenti e cose varie. Ok, ma alle mail rispondiamo tutti noi che lavoriamo quotidianamente e lo facciamo non comodamente sedute sul nostro divano o sdraiate nel nostro letto alle 10 di mattina. E poi un conto è passare anche un'ora a leggere i commenti, a mettere i cuoricini sotto ai commenti delle bambine che ti chiedono il cuoricino,
non è la stessa cosa che passare un'ora, per esempio, in viaggio, perché c'è da considerare anche il sacrificio di tutti quelli che si alzano la mattina presto, devono prendere la macchina, quelli che non sono fortunati che non prendono la macchina, devono addirittura prendere il treno, comunque altri mezzi, e quindi tutti i problemi legati appunto a trasporti, non è proprio la stessa cosa, considerando poi che comunque hai delle giornate ben definite, con dei ritmi, con degli orari precisi, e soprattutto se una mattina non ti senti troppo bene, magari la YouTube può anche non fare il video, ma chi lavora come me, per esempio, che sono dipendente, se non sto così male che posso stare a casa ma devo andare al lavoro, devo andare al lavoro anche se non sto bene. Ragazzi, la pizza è buonissima perché si sente questo retrogusto un po' acido dell'aceto di mele che io adoro. Ancora non ho mangiato la sottiletta, non vedo l'ora, comunque che sto girando intorno. Comunque la mia pizza è buonissima, sono orgogliosa. E che volevo dire? Ecco, quindi secondo me molte persone sono contrariate da questo, dal fatto che comunque girano tanti soldi su YouTube, ma anche su altri social, rispetto comunque ad un sacrificio che almeno appunto apparentemente, così pensandoci un po', è molto minimo rispetto a chi invece lavora fuori casa anche tutto il giorno, per tutta la settimana, per tutti i mesi, per anni, non è la stessa cosa. Poi, secondo me, un'altra questione che dà fastidio è quando magari le YouTuber ci mostrano questa loro ricchezza e quindi fanno questi mega video haul, che praticamente tipo comprano cose firmate che hanno un valore pari quasi magari allo stipendio di una persona in un anno, quasi, perché se vai a sommare magari molte delle cose che ti fanno vedere costose che comprano in più volte, veramente arrivi a cifre assurde e ti dicono: a me piace condividere i miei acquisti con voi. Secondo me ti va di farci vedere che hai soldi. Comunque, quando magari, ecco, mostrano queste cose e quindi in un certo senso si vantano, vengono attaccate e hanno un modo di rispondere a queste critiche, secondo me, un po' altezzoso, per niente umile. Appunto, ribadiscono che YouTube è un lavoro, che loro stanno ore e ore dietro appunto a un video, a rispondere alle mail, alle cose, e lo fanno comunque con un tono di voce che secondo me è un po' troppo arrogante, e quindi questo non fa altro che alimentare le critiche. Comunque, questa, diciamo, era una mia riflessione. Onestamente c'è sproporzione tra i lavori, i guadagni e spesso anche in relazione alle competenze richieste per fare certi lavori. Non ci dimentichiamo che ci sono dei lavori che richiedono competenze che a loro volta richiedono anni di studi e che vengono pagati veramente poco. E quando vedi persone appunto che guadagnano tanto facendo, tra virgolette, relativamente
poco a livello di competenza, che basta che fanno appunto un video che intrattiene i più piccoli, beh, un po' penso che ti girano. Poi, per carità, cioè, io penso tutti nella loro situazione, come tutti noi che facciamo video, se ci capita questa botta di fortuna e riusciamo appunto a fare soldi facendo cose semplici, approfitteremo tutti, no? Però secondo me il problema è che non rimangono umili, non si rendono conto di questo. Secondo me, vabbè, forse tutti diventeremmo così. Allora, finalmente assaggio la famosa, se la videocamera trema è perché trema in generale il tavolo quando taglio la pizza, la famosa appunto sottiletta vegetale. Ho fatto un macello, vediamo. Allora, io le avevo già assaggiate queste sottilette e a me piacciono, non hanno nulla da togliere, da invidiare appunto a quelle lì di formaggio. Secondo me sono buone, ma molto più leggere. Oggi questa pizza veramente me la sto gustando. Poi volevo fare anche un'altra considerazione, e cioè, non so da voi, ma da me ha iniziato un pochino ad essere un po' più fresco. Non vi ho detto che berrò, perché io adoro bere insieme alla pizza, il mio tè. Questo è un tè alla frutta, ci sono le fragoline, ci sono gli agrumi e anche dei fiori. È molto molto delicato, però io adoro il tè con la pizza. Cioè, se vado in pizzeria prendo assolutamente la birra, però a casa non lo so, mi piace molto molto il tè. Comunque, a proposito del fatto che sta facendo un pochino più fresco, quindi mi viene da pensare che finalmente tra un po' finirà l'estate. Finalmente, perché forse, mi auguro, finirà con l'estate anche questa moda dei braccialetti con le conchiglie. Cioè, ma avete notato che tutte, ma proprio tutte, ma anche i maschi, hanno gli stessi braccialetti, le stesse collane, le stesse capigliere? Solo perché è di moda, solo perché ha iniziato a portarle una e dietro come le pecore tutte quante. Io non credo che a tutte veramente piacciano questi accessori. Non so, io onestamente li trovo anche un po' brutti. Non so, a me queste conchigliette messe là così non piacciono. Però appunto mi sembra che tutte e tutte debbano comunque essere sempre all'ultima moda, seguire l'ultima tendenza, anche se magari non gli piace, perché onestamente, raga, sono brutti sti braccialetti. Beh, io capisco che magari finché stai in un posto di mare magari sono carini, ma in città
in montagna, vedere queste conchigliette, boh, non piace. Buona la mia pizza, sono proprio orgogliosa. Che poi non è che fosse passato tantissimo tempo dall'ultima volta che ho mangiato una pizza, perché l'ho mangiata ieri sera. Sto andando molto molto spesso, infatti, in un locale che è aperto qui vicino a casa, no? Lo stesso dell'ultimo mukbang del panino, dove fanno anche la pizza, ci vado praticamente sempre. Vabbè, non sempre, tutti i giorni, però insomma spesso. Però ogni tanto ho voglia di fare la pizza da me, perché comunque, ecco, la condisco un po' in modo particolare, anche se non eccessivamente saporita. Io non so voi, ma a me la pizza non piace troppo ricca di sapore. No, magari, ecco, se vado in pizzeria la prendo anche una saporita, ma a casa no. Preferisco qualcosa di più leggero. Buona. Non sempre mi riesce, anche se la ricetta che seguo è sempre la stessa, però non sempre mi riesce. Ma dipende molto anche dal lievito. Insomma, vorrei sapere se anche voi la pensate un po' come me. Su questo siamo fatto di YouTube appunto come lavoro. A me un po' dà fastidio vedere appunto guadagnare soldi anche con video che non sono, diciamo, originali come idea, ma che sono video copiati da altre, che magari tutti in quel momento fanno. No, non lo so. E adesso mi sono data a guardare video diversi, più che quelli delle youtuber, che appunto sono tutti uguali. Ho trovato dei canali, dei video, insomma, che parlano dei complotti. E anche ultimamente sto guardando diversi video sul complotto, quello lì dell'atterraggio sulla luna. Sono veramente interessantissimi, secondo me. E comunque io un po' avevo seguito questa storia del finto atterraggio sulla luna, ma non più di tanto. E addirittura ieri sera ho visto uno di video in cui parlava la moglie di Kubrick, e ci ha detto che Kubrick ha partecipato, mi ha gestito un po' le riprese in studio dell'atterraggio. Oh, interessantissimo. Che poi giustamente mi è stato fatto notare quando l'ho detto, ma a me, cioè, alla fine che importa se sulla luna ci sono andati o meno? Sì, poco ci cambia, però non lo so, è interessante pensare a quanto, se fosse davvero tutto finto, a che cosa ci possa essere dietro una cosa del genere, che comunque c'era appunto all'epoca la guerra fredda, questa corsa allo spazio con la Russia, questa gara.
sinceramente, queste cose interessano più dei video di lusso, perché alla fine anche in questi video haul di lusso più o meno tutte comprano le stesse cose. E guardi anche le loro foto, hanno tutte le stesse borse, sono tutte uguali. Ma vabbè, ho quasi finita. Buona. Stasera devo andare a togliere i punti al dente. Sì, lo so che alla fine è una cavolata. Non ho voglia. Devo mettere. Ho messo l'impianto in una prima parte. Alla fine non ho sofferto né durante né dopo, niente. Quindi devo dire che sono soddisfatta del dentista, è stato bravo. Però non c'ho voglia. Diciamo che quando torno mi consolerò allenandomi. Comunque la pizza oggi veramente. Poi avevo dei dubbi perché avevo il lievito aperto in frigo da veramente un bel po', ero convinta che fosse andato. Probabilmente questa pizza non lieviterà nemmeno un millimetro, ma invece no, è perfetta. Ma ecco, solitamente diciamo, sui cibi salati me la cavo, il mio problema grosso sono i dolci. Infatti stavo pensando di rifare un video challenge in cui provo a fare qualche dolce che sceglie i Siri per me, perché a parte è divertente, e poi perché comunque è divertente anche fare i fallimenti, perché comunque mi impegno, ma proprio i dolci non ce la posso fare. Comunque pizza no, finita, di più, spazzonata proprio, buonissima, facilissima, velocissima, leggera, gustosa. Ok, mi sono autocelebrata abbastanza. È che io voglio fare dei mukbang per quanto possibile diversi da quelli che girano, in cui mangiano tonnellate di schifezze. A me le schifezze non vanno. Ora sì, l'ho fatto uno sul panino, ma insomma in generale le schifezze non vanno. Quindi voglio promuovere un'alimentazione abbastanza sana. Buono anche il tè. Comunque, io direi che il mio pranzo è più che sufficiente. Vediamo un po' se mi arriva qualche commento a proposito appunto della mia riflessione, e vediamo se anche voi la pensate come me. Noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, se non l'avete fatto iscrivetevi, se non l'avete fatto cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche, se non l'avete fatto mettete un pollice in su o anche un pollice in giù se questo video vi è piaciuto o non vi è piaciuto, insomma fatemi sapere. Seguitemi anche sui social, sotto trovate tutti i link, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!